puntata odierna ci porta a rientrare al municipio di San Pietro di Feletto per incontrare l'architetto Leopoldo Saccon. Buona giornata, architetto. Grazie. Come stiamo? Tutto bene? Stiamo bene. Molto bene. Anche la giornata non è male. Anche la giornata non è male e anche il panorama non è male. Non è questo. Siamo sulle colline patrimonio dell'UNESCO. Entriamo subito nell'argomento. Eh sì, devo dire che adesso ci siamo, è stata una strada molto lunga. Molto lunga. Diciamo che volendo andare indietro nel tempo, io mi occupo di urbanistica e di paesaggio da sempre e nasce quando questa idea? Quando che nel 2000 viene pubblicata la Convenzione Europea del Paesaggio e io occupandomi di questa cosa ho provato a vedere se da quella idea, da quella convenzione, poteva venire fuori qualcosa di applicabile qui in questo territorio. E la grossa novità di quella convenzione era di trattare non solo i paesaggi naturali, non solo le città, i monumenti, ma di trattare anche i cosiddetti paesaggi culturali, cioè quei paesaggi che sono frutto dell'azione combinata di elementi naturali e dell'attività secolare dell'uomo che li ha progressivamente trasformati e adattati. Quindi in quegli anni ho scritto un libretto su queste colline e lo feci vedere al professor Zangheri, che è un esperto dell'UNESCO che ha seguito parecchie candidature, che poi sarà anche nel comitato scientifico, e gli chiesi: ma secondo te non si può tentare di percorrere questa strada? E lui mi disse: non lo so, vengo a vedere. È venuto su, ha fatto un sopralluogo e ci disse: guardate, è molto difficile, però potete tentarla questa strada. Ah, non vi aveva dato subito speranze? No, ci ha detto: guardate che la strada è molto difficile, e noi l'avevamo tutti sottovalutata, invece la strada era veramente molto difficile. E quindi questa candidatura è partita, all'inizio è partita abbastanza rapidamente, siamo entrati subito nella tentative list, cioè sì, nel 2008 mi pare, perché la tentative list è la lista dei siti candidati, ogni stato ne nomina un certo numero, un paio all'anno, e bisogna mettersi in lista d'attesa, ce n'erano già 50 prima. Ma diciamo che con un po' di buoni uffici, un po' di capacità, siamo riusciti a passare facilmente. E quindi abbiamo cominciato a lavorare sul dossier. E qui è cominciata la parte più difficile, perché è evidente che in giro per il mondo ci sono tanti siti vinicoli, anche molto belli, paragonabili sicuramente al nostro. E l'UNESCO, per iscrivere un territorio nella sua lista, vuole che quel territorio abbia qualcosa che non ha nessun altro. E il nostro tour continua all'interno della mostra di San Pietro di Feletto, mostra dei vini di San Pietro di Feletto, in modo virtuale se volete, però noi vi presentiamo, e lo faccio in compagnia di Efren Liessi, che è qui con me. Buona giornata, Efren. Buongiorno. E della sua ditta, della sua azienda agricola denominata e chiamata Le Mire. Io Le Mire le conosco, ma Le Mire, siete lì. In effetti, il nome dell'azienda prende il nome dal posto, della via, che si chiama Via Mire, e identifica tutto un territorio che guarda a nord verso i Mondragon. La vostra azienda agricola, questi sono i prodotti che avete presentato lo scorso anno, presentate anche per questa 49esima edizione virtuale, il prossimo anno magari ci sarà qualche novità, però eccoli qui. Eccoli qua. Allora, partendo ecco dai nostri due spumanti, diciamo, abbiamo il primo nato, che è l'Extra Dry. Ecco. A cui si vuole sempre un gran bene, il primo nato. E dopo siamo evoluti con il Brut, perché un po' i gusti, diciamo, dei clienti andavano più verso un prodotto più secco. Poi comunque abbiamo mantenuto le tradizioni familiari del nonno. Noi siamo la terza generazione, diciamo, nonno Augusto e nonna Caterina, che nonna Caterina ha ereditato un po' questi terreni, ecco, quindi forse siamo già la quarta generazione che lavora con i terreni, e abbiamo mantenuto appunto le tradizioni dei rossi, perché prima che ci fosse il business prosecco, diciamo, il territorio e anche il vicino a San Pietro di Feletto c'erano molti rossi. Tra l'altro buonissimi, no? Ecco.
Quindi abbiamo mantenuto questa tradizione e facciamo un rosso Colli di Conegliano, che è un uvaggio di Marzemino, Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon. Abbiamo la versione passata solo come rosso delle mire, passato solo in acciaio, e la versione invece passata anche in barrique. Le Mire, azienda agricola, e venite a trovarla, venite a degustarla qui in mostra, se fosse la mostra normale, però insomma la potete trovare chiamando in ditta, chiamando in azienda, un prodotto che sarà difficile da dimenticare perché è una tradizione gradita al palato. Efrem, grazie. Grazie a voi. L'UNESCO, per iscrivere un territorio nella sua lista, vuole che quel territorio abbia qualcosa che non ha nessun altro. Nessun altro, chiaramente giustamente. Anche. Giustamente, sì, perché sennò... Mi candido anch'io con le mie... Sarebbe troppo facile. Troppo facile. E quindi diciamo che abbiamo avuto almeno un paio di stesure del dossier, cercando di cogliere quelli che erano gli elementi salienti. E da prima ne abbiamo individuati alcuni, abbiamo avuto un confronto con l'UNESCO, con il Ministero dei Beni Culturali, e hanno detto non sta in piedi perché certi elementi sono presenti in questo sito, in quest'altro sito, in quest'altro sito. E alla fine però siamo riusciti a riscrivere il dossier sotto, c'era come consulente il professor Agnoletti, che è un agronomo forestale molto bravo. Siamo riusciti a riscrivere il dossier andando ad individuare quelli che sono i tre elementi che ci dicono che questo sito è unico rispetto a tutti gli altri. Il primo elemento sono le caratteristiche fisiche e geologiche di questo territorio, che sono assolutamente uniche, perché questo sistema di colline accordonate è presente in altre parti del mondo, in pochissime parti peraltro. Però forse questa è una delle poche parti che è stabilmente abitata e coltivata dall'uomo da almeno un paio di millenni. E quindi già questo, la caratteristica di questi sistemi di colline a dorsali è che creano un paesaggio molto vario, spettacolare, di forme molto diverse una dall'altra, che colpì subito gli ispettori dell'UNESCO, che colsero subito questo come l'elemento forse più significativo. Il secondo elemento è il criterio con il quale viene coltivata la vite. L'utilizzo, in tante parti del mondo troviamo vigneti che sono coltivati a terrazza, dove ci sono pendenze forti, normalmente si coltiva a terrazza. Qui noi non abbiamo le terrazze, anche se abbiamo delle pendenze incredibili in certi posti. Abbiamo dei ciglioni, cioè dei terrazzamenti fatti solo di terra ricoperti d'erba. Questo tipo di soluzione di gestire i vigneti a ciglioni è stata giudicata dagli ispettori che sono venuti due volte, è stata giudicata molto originale e molto interessante per molti aspetti. Primo, dal punto di vista paesaggistico, nel senso che non vedo niente di artificiale, è tutta erba. Secondo, dal punto di vista ambientale, perché riesco a mantenere un'elevata biodiversità con la presenza dell'erba e poi la presenza di un territorio molto variabile. Ecco. Il terzo elemento era proprio la variabilità del territorio, è un territorio a mosaico, si dice, in cui questi pezzetti di terreno coltivati a vite sono circondati da boschi, quasi metà del sito è occupato da boschi, da siepi, da canyon scavati dai corsi d'acqua, di parti incolte, da prati e da parti proprio non coltivabili. Quindi questo paesaggio a mosaico è un paesaggio molto vario, molto naturale come aspetto, ma ovviamente mantenuto molto dall'attività dell'uomo, dall'attività che si è protratta per secoli e secoli da parte dell'uomo su questo territorio. Quindi c'è stato un quasi sì subito, poi ci sono arenati un po' di cose, insomma non sono... Lei come la pensava? Lei aveva fiducia o...? No, io ero convinto, sa, perché anch'io sono nato da queste parti e queste colline ho cominciato a girare da piccolo, a piedi, in bicicletta. E ero convinto delle qualità, avendo poi, sì, poi io mi occupo proprio di paesaggio, quindi avendo visto tanti altri posti,
e ancora continua a dirmelo, guardo tanti posti, poi vengo qua e dico, no, questo posto meritiamo, ha, no? Ha delle caratteristiche che sono veramente sue, è difficile descriverle, individuarle, però ce le ha queste caratteristiche, ecco. Siamo completamente immersi nella natura in questa puntata dedicata sempre alla Mostra dei Vini di Collina 2020. Io sto per incontrare Michele, che è il titolare di questa azienda, di questo agriturismo Le Mire. Buongiorno. Buongiorno Michele, grazie di averci ospitati. Di niente. La nostra azienda nasce, fondata da mio papà più di 20 anni fa, principalmente viticoltura. E quando ho preso in mano io l'azienda ho pensato alla polifunzionalità, perciò allargare e intraprendere altre strade, perciò abbiamo aperto la fattoria didattica, abbiamo aperto l'agriturismo con le camere e da lì appunto si sono allargati gli orizzonti con la coltivazione delle erbe aromatiche, con l'allevamento di galline di razze particolari che fanno uova di svariati colori, esatto. E così è nato sia come materia prima per fare le colazioni per i clienti e da un po' di tempo, con la storia del virus, abbiamo iniziato anche a fare la vendita a domicilio. Certo. Ecco, vogliamo dare un riferimento a questo punto per venirvi a trovare, per incontrarvi, per parlare con voi a distanza in questo momento? Allora, tramite il nostro sito lemire.it si può vedere le nostre attività e quelle che abbiamo intenzione di partire con dei laboratori, appunto, come hai detto, sia per bambini che per adulti, che per la conoscenza sia delle erbe aromatiche che di altre attività, appunto. La natura a 360 gradi, sembra di essere in montagna, un posto davvero fantastico. Ed eccoci allora, siamo pronti per il nostro brindisi finale. Io ringrazio ancora Michele, il titolare di questa attività dell'agriturismo Le Mire, per averci ospitato. È stato un piacere. In questo momento tu hai due bicchieri in mano, non a caso, perché ci sta per raggiungere anche Lisa, consigliere della Proloco del Comune di San Pietro di Feletto. Grazie di essere con noi. Allora, direi che siamo pronti, quindi alziamo i calici al cielo e andiamo con la nostra frase di rito, che è: diamo valore al nostro territorio. Evviva! Un'altra dei cambiamenti che ci sono stati importanti nella seconda fase, noi avevamo immaginato un ambito che era grande e che copriva anche le colline del Conegliano, del Feletto, e praticamente corrispondeva quasi con la zona della DOCG, non perché ci fosse un legame, ma perché le caratteristiche del paesaggio della DOCG e la produzione del Prosecco, c'è una correlazione strettissima tra quei due elementi. Nel secondo passaggio ci hanno fatto notare che la parte collinare più dolce, Susegana, colline del Feletto, del Conegliano, era molto bella dal punto di vista paesaggistico, però aveva dei borghi che erano stati molto deteriorati negli anni 60 e 70, per cui non poteva essere considerata di qualità altrettanto eccelsa, anche se la campagna era tenuta benissimo e si presentava molto bene. Per cui nella seconda stesura del dossier abbiamo ristretto l'area alla parte delle colline, quelle più ripide, dove potevate andare sul sicuro. Esatto, mentre questa parte è stata inclusa nella zona buffer, che è una zona che ha le stesse caratteristiche della zona, però in misura minore, con la prospettiva poi di riuscire a migliorarla anche questa zona, perché uno dei grandi obiettivi poi della candidatura non è di ottenere il risultato, ma è di prendersi cura di questo paesaggio e attraverso il piano di gestione continuare a migliorarlo, a crescere, soprattutto far crescere nella gente la consapevolezza dell'esistenza di questo paesaggio, perché a me è capitato tantissime volte di portare la gente in giro per le colline e mi ha detto che posto, non avrei mai immaginato, era gente che veniva da Conegliano magari. Ecco. La classica frase. Esatto, non avrei mai immaginato. Quindi si tratta di farlo entrare anche nella coscienza della gente. Siamo quasi in chiusura. Fondazione enologica, perché parlavamo di vino, di enologia, quindi
il passo? Beh, diciamo che comunque il ruolo del settore enologico, inteso come scuola, inteso come istituti che lavorano attorno alla scuola, come università, come CREA, eccetera, è stato fondamentale. Non direttamente citato nella candidatura, ma è stato fondamentale per creare un'economia sostenibile economicamente, ancorché in un territorio molto molto difficile da coltivare. Questo è uno dei pochi siti nei quali esiste una proprietà diffusa, parcellizzata, molto forte, e pur tuttavia è un sito che è riuscito a raggiungere dei livelli straordinari a livello mondiale. Normalmente per diventare globali si diventa molto più semplici e si semplifica il paesaggio, si fanno grandi estensioni di coltivazione. Qui questo non è avvenuto, un po' per effetto di questa proprietà e di questo legame fortissimo con la terra delle famiglie, e un po' perché la scuola enologica, l'Istituto per la Viticoltura di allora, oggi CREA, eccetera, hanno creato un substrato di formazione e ricerca scientifica che ha consentito di selezionare e di individuare qual era il prodotto giusto per questo territorio e quali erano i metodi giusti per coltivarlo. Quindi non è un elemento che è entrato direttamente nella candidatura, perché di scuole enologiche e di situazioni del genere nel mondo ce ne sono tanti, ma qui è però stato determinante. Io ringrazio l'architetto Leopoldo Saccon per averci illustrato, spiegato ulteriormente, entrato nel dettaglio di questa candidatura UNESCO, che finalmente abbiamo, le colline, insomma, possiamo vantarle. Grazie, sì, architetto. Prego. Presidente, siamo al gran finale, ultima giornata, saluti, nella non virtualità di solito, insomma, i saluti erano abbracci, adesso non possiamo farne perché ancora siamo in regime di Covid, però insomma virtualmente possiamo mandare un bel saluto, possiamo mandare un finale di questa mostra di San Pietro di Feletto. Certamente. Siamo giunti appunto alla fine della programmazione della mostra dei vini 2020 virtuale. Abbiamo cercato con questo format di presentare via web il territorio di San Pietro di Feletto con le proprie eccellenze, dalle attività ricettive, il mondo della ristorazione e il mondo del Prosecco Superiore di OCG. Abbiamo creato delle rubriche che potessero interessare a più persone, parlando del territorio, di storia, di arte e di cultura. È stato un format che ci ha dato molta soddisfazione e difatti lo stiamo pensando di valutare di inserirlo anche per il prossimo anno in contemporanea con la mostra dei vini di collina, che speriamo andremo ad eseguire normalmente. Vorrei fare un particolare ringraziamento a tutti i professionisti che hanno contribuito a realizzare questi video. Cito il dottor Celeste Granziera, l'architetto Leopoldo Saccon, De Pizzo il Benedetto, Floriano Zambon, la Maria Chiara De Lorenzi, la Claudia Meneghin, Celestino Poser, Luca Antiga, che erano gli enologi che sono intervenuti in queste riprese. Un ringraziamento a Giorgio Comuzzi, che ci ha illustrato il percorso del Papa che abbiamo qua a San Pietro di Feletto, e tutta la troupe di Veneto Globe che si è adoperata con voi, con Riccardo e te Mirko, alla realizzazione di questi video. Un grazie a tutte le aziende e ai sostenitori, a quelle persone che si sono adoperate per realizzare questi video, quindi alle cantine, ai ristoranti, alle attività ricettive. Non posso non ringraziare la Karen Casagrande, la quale ci ha accompagnato nelle serate a tema, dove ha abbinato ai piatti creati dai ristoratori i vini presenti in mostra. Bene, io direi che siamo proprio alle battute finali e per scandire, per ricordare il vostro slogan, questo diamo valore al nostro territorio, hai un invito da fare. Io chiamerei tra l'altro insieme a Marcello, poi ci sarà anche Riccardo Checchin che ci ha aiutato, che ci ha collaborato e che ha conosciuto tutte le cantine della zona di San Pietro, sì, di Feletto, e quindi vai. Volentieri chiamo Marcello De Pizzo, che è non il braccio destro ma è una colonna portante della Proloco. E insieme a lui Riccardo Checchin, che mi pare sia... Eccolo qua, ciao Riccardo, benissimo. Dicevo che hai conosciuto tutte le cantine, ma le conoscevi già. E più o meno sì, di nome sì, ora le conosco anche dal vino. Beh, io le conoscevo anche dal vino, no? Questo volevo tirarti, volevo tirarti in questo. Bene. Marcello, diciamo che
con me, eravamo veramente ragazzini, perché credo sull'ordine dei 9-10 anni. L'altro giorno, i nostri genitori, sì, eravamo qua in Proloco. E non so se è un bene o un male, ma siamo ancora qua, quindi andiamo avanti. È un bene, è un bene. Abbiamo i calici in mano, ma rispettosamente, Checchin, tocca a te, perché l'hai fatto durante queste 14 puntate, quindi il compito è tuo. E allora andiamo tutti insieme, calici al cielo, con la nostra frase di rito che è: diamo valore al nostro territorio. Arrivederci.